In Seconda Corinzi capitolo 3 leggiamo che Paolo ci dice che è tramite lo Spirito Santo che la legge di Dio è scritta nel nostro cuore. Questo è importante quando consideriamo la crisi finale che si abbatterà sul mondo. Ci viene detto in Seconda Tessalonicesi che Satana e quelli che lo seguono, Satana è chiamato l'empio, il grande potere apostata è chiamato l'empio. Satana ha sempre odiato la legge di Dio. Ci viene detto che prima dell'esperienza della nuova nascita, la mente carnale è in inimicizia contro Dio e non può essere sottomessa a Dio o alla legge di Dio. Per natura siamo ribelli alla legge di Dio. Ma quando nasciamo di nuovo, quando preghiamo per il battesimo dello Spirito Santo, Dio inizia a scrivere la sua legge nel nostro cuore in maniera molto forte. E quindi passiamo dal non avere interesse a obbedire alla legge di Dio a voler essergli fedeli ed avere la sua legge nel nostro cuore e nella nostra vita, sapendo che Satana è l'empio e che il grande potere apostata è chiamato colui che è senza legge. Sappiamo dalla profezia biblica che alla fine dei tempi egli cercherà di costringere il popolo di Dio a disobbedire alla legge di Dio in qualche modo. Stando così le cose, è essenziale che il popolo di Dio abbia la legge scritta nel cuore, che sia ripieno dello Spirito Santo che fornirà la potenza per essere fedeli nella crisi finale e per il ritorno di Cristo. C'è un altro aspetto. In Gioele capitolo 2 leggiamo di due grandi effusioni di Spirito Santo. Una è chiamata la prima pioggia, l'altra è chiamata la pioggia dell'ultima stagione. Quando guardiamo al sermone di Pietro nel giorno della Pentecoste, troviamo che egli indicò ciò che era sotto i loro occhi nel giorno della Pentecoste come l'adempimento di quello che Gioele aveva profetizzato che sarebbe accaduto. Perciò sappiamo dalla Scrittura che ciò che accadde nel giorno della Pentecoste, l'effusione dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, era la prima effusione dello Spirito Santo predetta, preannunciata dal profeta Gioele, cioè la prima pioggia. Ha anche predetto la pioggia dell'ultima stagione. Ora, questo simbolismo viene dall'agricoltura. E nell'agricoltura la prima pioggia veniva per far crescere le colture e dovevano crescere significativamente, fino a un certo livello, per essere pronte per la pioggia dell'ultima stagione. E quando arrivava l'ultima pioggia, le portava a piena maturazione, pronte per la mietitura. Quello che scopriamo è che è necessario che il popolo di Dio sperimenti entrambe le effusioni dello Spirito Santo per crescere e arrivare a piena maturazione. Quindi deve sperimentare la prima pioggia, il battesimo dello Spirito Santo, e deve sperimentare l'effusione dello Spirito Santo nella pioggia dell'ultima stagione. E quando lo riceverà, avrà potenza da queste due grandi effusioni di Spirito Santo per superare gli ultimi giorni ed essere fedele a Gesù. Quindi lo Spirito Santo, comprendere lo Spirito Santo, l'opera dello Spirito Santo, sperimentare pienamente lo Spirito Santo. Per quanto riguarda la prima pioggia, dobbiamo crescere in modo significativo sotto la prima pioggia, il battesimo dello Spirito Santo, per beneficiare della pioggia dell'ultima stagione. Quindi è essenziale, in quanto cristiani negli ultimi tempi, che capiamo l'opera dello Spirito, le due effusioni dello Spirito, come sono legate tra loro, l'esperienza che dobbiamo avere in queste effusioni dello Spirito Santo, perché solo con la pienezza dello Spirito, fino alla fine potremo essere fedeli a Gesù.